Il Comune di Milano, amici di TG Architettura, ha inaugurato una nuova scuola secondaria di primo grado, la prima negli ultimi 40 anni. La struttura si caratterizza per il suo rispetto dei canoni dell'edilizia ecocompatibile contemporanea e per essere dotata di specifiche caratteristiche antisismiche, nonché di un sistema fotovoltaico. La scuola è costituita dal piano terra e da due piani per 4.800 metri quadrati totali. Le aule a disposizione per le lezioni sono 16, cui si aggiungono 6 aule per l'educazione musicale, 8 laboratori e la palestra. Al piano terra gli uffici amministrativi e 2 aule magne e un refettorio. Terminato l'anno scorso, Urban Stripes è un condominio di lusso che sorge nel cuore di Atene, firmato da Club Architecture. Il condominio reinterpreta in chiave contemporanea la tipologia abitativa tipica della zona, costruita tra gli anni 60 e 70. Elemento caratterizzante del progetto è la facciata bianca, movimentata da una serie di aperture geometriche di dimensioni diverse e da una serie di balconi, anch'essi dalle forme definite e di colore bianco. Il condominio fa inoltre uso di vetri stratificati colorati per rendere più dinamico il progetto. Mosca vuole cambiare immagine, scrollarsi di dosso lo stereotipo di città post-industriale, virando con decisione verso la riqualificazione in chiave green. Va letta in questo senso la trasformazione del lungo fiume urbano del Moscova, progettata dallo studio Wohaus, che ha creato un ampio parco urbano nel Museum Park. L'area precedentemente aperta al traffico è ora dedicata ai pedoni, allo sport e alla mobilità sostenibile con panchine, esposizioni a cielo aperto, con sculture urbane, fontane e una serie di percorsi per passeggiate e training sportivi. 7 edifici compongono il nuovo Warsaw Business Garden, strategicamente situato tra l'aeroporto e il centro cittadino di Varsavia. Lo studio Fuxars ne ha progettato la parte principale, che ospita al suo interno un albergo con 206 stanze su 5 livelli, un centro congressi da 800 posti, uno spazio eventi, alcuni locali commerciali, un ristorante, una caffetteria, diversi uffici e 280 parcheggi. Il complesso è stato progettato a differenti altezze. L'albergo si sviluppa su 5 piani, il centro congressi 3, 2 dei quali sporgono oltre la base della struttura, creando una sorta di tettoia.